situazione è molto semplice, abbiamo cercato soltanto di mettere un po' d'ordine noi di Forza Italia. Un emendamento che in pratica impedisce che il voto alle regioni o per le regioni intervenga prima del 15 di settembre e quindi la prima domenica utile il 20 e 21 settembre. Tutto qua, quindi non c'è più l'incertezza, qualcuno il 6, qualcuno il 13, qualcuno... ma c'è semplicemente la certezza che prima del 20 non si potrà votare. Mi sembra un buon passo avanti che consente anche ai nostri albergatori di avere dei punti fermi rispetto all'incertezza del voto. Immagini in Campania, in Puglia, che cosa, anche in Liguria, cosa potesse significare questa incertezza, quindi la possibilità di programmare una stagione anche dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale, a parte il fatto che, insomma, votare il 6 di settembre, voleva dire depositare il 6 di agosto le liste, una campagna elettorale in piena stagione estiva, insomma una serie di indicatori negativi. Abbiamo cercato di porre rimedio, noi volevamo ottobre, sia ben chiaro, volevamo l'11 ottobre, il 4 ottobre, però in politica una transazione che lascia tutti scontenti ci sta. Ecco, il presidente di regione, che ha anche in realtà citato, che alcune regioni che ha citato, Campania, Liguria, sì, avevano portato appunto questa richiesta di anticiparlo proprio per questo rischio appunto di apertura, chiusura delle scuole. Secondo lei è un rischio condivisibile? Allora guardi, non è condivisibile per una serie di ragioni. La prima, non si può per l'interesse di pochi sacrificare i più. Quindi qui c'erano gli interessi dei singoli presidenti di regione che non volevano ovviamente dare agli altri, uso un termine un po' crudo, la possibilità di una piena campagna elettorale, aumentando così le chance di rimanere in sella, e quindi questo non era un interesse certamente degno di tutela da tutti i punti di vista, parlo anche di presidenti che sono dalla nostra parte. Quanto alle scuole, mi sembra veramente pretestuoso, io se mal non ricordo tante volte si è votato, le scuole sono state chiuse e poi riaperte, quindi non vedo nessun tipo di preclusione, insomma non è un argomento che possa essere speso senza far riferimento all'anamnesi, a quello che è già accaduto, quindi mi sembra che così una qualsiasi soluzione andava bene, purché fosse certa e non strozzasse eccessivamente i diritti delle opposizioni di cercare di vincere anche per chi è uscente, insomma, nei confronti di chi è uscente. Intanto il voto ancora non è arrivato, l'atteggiamento dell'opposizione tutta, diciamo, com'è su questo? Ma guardi, noi siamo sempre portatori di un'offerta variegata, la Lega, diciamo, che è rimasta abbastanza tranquilla, non ha seguito le indicazioni della coalizione molto tranquillamente, diciamo, è stata con noi nelle nostre valutazioni. Fratelli d'Italia ha pensato di mostrare i muscoli, però sono offerte variegate, noi certamente non siamo né sovranisti né populisti, siamo all'interno del centrodestra, rappresentiamo un'offerta con una domanda diversa, ci sta, diciamo che la forza di una coalizione è proprio la capacità di essere diversi con un comune humus, con delle comuni radici ideologiche che sono il rispetto delle garanzie, il liberismo, le imprese, giustizia giusta, insomma tutte queste cose ci accomunano, alcune altre ci vedono anche diversificati ma mai diversi. Ultima cosa, nella data, le date probabili insomma che si possono individuare, stiamo parlando di 20-21 settembre probabilmente, si andrà a votare sia per le regionali, sia per le comunali, sia per il referendum, purtroppo, per il taglio dei parlamentari. Non è un po' confusionaria? No, certamente è molto confusionaria, però le ho detto, ci sono delle transazioni che lasciano tutti quanti scontenti. Noi siamo opposizione, quindi non è che abbiamo i numeri per poter imporre le nostre regole. Certo, sulle leggi elettorali o paraelettorali, come dice il Presidente della Repubblica, non solo lui, ci vuole l'accordo, non si possono scrivere a botte di numeri, però nonostante questo bisogna trovare delle mediazioni. Il referendum insieme alla politica è una barbarie, io che amo la Costituzione più della mia vita, una cosa è la campagna referendaria, ho fatto quella contro Renzi con grandi successi, e un'altra cosa è una campagna per la bandiera politica. Mi sembra che le cose, ma questa è una responsabilità tutta del governo e tutta della maggioranza, noi non ci abbiamo voluto fare proprio niente, abbiamo cercato di lottare, anche se avessimo lottato su questo, poi alla fine i numeri ci davano torto. Ci siamo presi questa data certa e diciamo è quello che siamo riusciti a virgolette imporre alla maggioranza, la maggioranza penserà al resto. Se il referendum dovesse essere deciso insieme alle elezioni amministrative e regionali sarà una responsabilità tutta e soltanto della maggioranza.